Queste sono le Brooks Glycerin Max, rappresentano una scarpa super massimalista con 45 mm di altezza dal suolo, morbida, reattiva, forse un po' pesante, ma non si può avere tutto dalla vita per capire a chi sono adatte e partiamo dalle specifiche. La scarpa ha un'altezza importante dal suolo, 45 mm nel tallone e 39 mm nell'avampiede, Drop 6, e utilizza una mescola azotata innovativa chiamata DNA Tuned, con celle a doppia densità. Il peso della scarpa è di 298 grammi nella taglia US 9, un peso che a primo impatto potrebbe spaventare, ma sicuramente proporzionato alla grandezza della scarpa e alla quantità di mescola presente. Sebbene il peso della scarpa sia un dato assolutamente oggettivo, va comunque messo in relazione alla reattività della scarpa e vi posso assicurare che la scarpa ai piedi non risulta affatto troppo pesante. A livello tecnico ci sono due cose da sottolineare. In primo luogo il fatto che il drop è più basso, solitamente di 12 o di 10 nella casa di Seattle, in questo caso è diminuito a 6 semplicemente per garantire una migliore stabilità, visto che comunque l'altezza dal suolo è importantissima. In secondo luogo, forse il peso è leggermente superiore a quello dichiarato, poi ovviamente magari io ho soltanto delle bilance cinesi. Nella Glycerin, in questa Glycerin Max, è rimasto il nome. Qua stiamo parlando di un'innovazione tale, è a un livello talmente superiore rispetto alla tecnologia attuale che di fatto è un'evoluzione clamorosa, quindi ti dico e affermo che rimane il nome Glycerin. E come al solito una piccola disclosure, questa scarpa ci è stata fornita da Brooks per effettuare la recensione. Io ci ho corso soltanto 4 volte moltiplicato per 13, mentre Francesco, che l'ha utilizzata un po' più a lungo, ha fatto oltre 100 km. Ad ogni modo, Brooks non ha potuto vedere la nostra recensione prima di pubblicarla e queste sono comunque le 10 cose che ci sono piaciute e le 2 cose che invece avremmo sicuramente cambiato. A livello di numero suggeriamo sicuramente lo stesso numero in casa Brooks o di altre aziende americane, sicuramente però avrete la possibilità di provarla al negozio perché questa scarpa è comunque molto innovativa. Una delle cose che abbiamo amato particolarmente è la tomaia e soprattutto la traspirabilità, ma da questo punto di vista lascio la parola all'ingegnere Bergamasco. Troviamo un mesh ingegnerizzato a doppio strato, rinforzato nelle zone più critiche. Lo spazio nell'avampiede è mediamente ampio, riuscendo ad accontentare un po' tutte le esigenze dei podisti. La calzata è avvolgente e si riesce a trovare sempre una corretta allacciatura, grazie anche ai lacci che svolgono perfettamente la loro funzione. La linguetta è assolutamente confortevole, non a soffietto, ma trovata la corretta allacciatura non mi è mai capitato che si spostasse da lì. Da sottolineare comunque che i lacci sono corrugati, non piatti, e che invece la linguetta, che non è a soffietto, comunque ha il famoso old trick che consente di non slacciarle grazie al fatto che sulla parte laterale ha un nastrino che effettivamente funziona davvero benissimo. Abbiamo poi amato il tallone, che è davvero molto imbottito, ma soprattutto consente un bloccaggio perfetto del piede anche grazie alla conchiglia che si estende fino alla freccia, cosa che offre un supporto ulteriore per chi avesse qualche piccolo problema di iperpronazione. Anche il tallone, come tutto il resto del piede, è coccolato da un'ottima imbottitura che sale fino a proteggere il tendine di Achille. La prima sensazione, indossando la scarpa, almeno dal mio punto di vista, è stata di grande comfort e ammortizzazione. Guardando l'esterno della scarpa, possiamo notare come Brooks abbia voluto dare una caratterizzazione massimalista anche all'aspetto estetico. In primo luogo notiamo il logo molto appariscente ed in rilievo. Non è più un solito inserto termoplastico funzionale, ma un aspetto caratteristico di questa scarpa. L'intersuola della scarpa ha questi rilievi a barchetta per richiamare la transizione fluida del piede durante la corsa. Notiamo poi la presenza di forellini nella parte esterna dell'intersuola che servono a dare un effetto di trasparenza per far risaltare la mescola reattiva all'interno dell'intersuola di colore fluo. Chiaramente una delle cose più importanti di questa scarpa è legata al fatto che è stata lanciata la nuova intersuola DNA Tune, che consente una riduzione delle forze di impatto al terreno, loro parlano dell'11%, al tempo stesso un miglioramento del 10% dell'assorbimento degli urti e infine una densità inferiore, quindi questa mescola è sicuramente più morbida del 6% rispetto alle altre presenti sul mercato,
poi si parla anche del 4% di miglioramento di ritorno energetico, l'elephant in the room, il coniglio nella stanza, è legato però al fatto che questa scarpa pesa 300 grammi. Questa mescola di ultima generazione è ottenuta con un processo di nitroinfusione e realizzata con celle a doppia grandezza. Le celle più grandi all'interno del tallone garantiscono un'ottima ammortizzazione, mentre le celle più piccole, quelle più reattive, all'altezza dell'avampiede, favoriscono la reattività della scarpa. Rispetto alla maggior parte delle scarpe a doppia mescola presenti sul mercato, dove eravamo abituati a vedere le doppie mescole sovrapposte, con questa nuova tecnologia le due mescole sono una dentro l'altra. Quella bianca è la mescola ammortizzante, mentre quella gel fluo è la mescola più reattiva. Da notare poi a livello di geometria non soltanto il rocker, ma anche il fatto che questa scarpa è comunque abbastanza rigida, così come era rigida la Ghost Max. Questa cosa vi offre un supporto per correre relativamente più velocemente, ovviamente poi il motore lo dovete avere voi. Da notare anche il rocker della scarpa molto accentuato dal mesopiede in poi, per favorire la rullata del piede e dare un maggior senso di dinamismo alla corsa. Brooks è stata molto attenta anche dal punto di vista ambientale, avendo realizzato un'intersuola composta al 18% da gomma derivata dalla canna da zucchero, riducendo la dipendenza dai combustibili fossili. Da notare poi che questa scarpa ha una base sia nell'avampiede sia nel tallone, ma anche nel mesopiede, relativamente larga, cosa che quindi consente un appoggio leggermente più stabile, che però deve essere valutato in considerazione del fatto che la mescola è molto più morbida e soprattutto, se volete, potreste utilizzare questa scarpa se foste dei podisti iperpronatori cambiando le solette, che però in tal caso renderebbero la scarpa stessa davvero molto pesante. Mi sento di sconsigliare queste Glycerin Max ai podisti che hanno problemi di iperpronazione, perché sebbene la scarpa abbia una pianta larga che favorisce certamente la stabilità, la morbidezza della mescola non aiuta certo a sostenere il piede. Vi ho parlato anche di reattività della scarpa, chiaramente è una reattività relativa, visto che stiamo parlando di una scarpa così sontuosa. Non è certo la reattività dei modelli più spinti di casa Brooks, ma comunque quella reattività che permette di compiere degli allunghi e dei cambi di ritmo durante le corse più lente. Personalmente mi sento di dire che è una scarpa dai ritmi di 4.15-4.30 in su. Non va però mai dimenticato che la sensazione del podista amatore di appoggio al terreno dipende in effetti dall'appoggio stesso. Anche se osserviamo la suola della scarpa, notiamo come le due mescole che compongono l'intersuola siano annegate l'una dentro l'altra. Atterrando di tallone, infatti, si sentirà di più lavorare la mescola di colore bianco, che ammortizzerà i nostri atterraggi, mentre impattando di avampiede si sentirà lavorare di più la mescola di colore giallo, che ci regala più reattività e brio. Le scanalature sotto l'intersuola non solo rendono la scarpa più flessibile, ma anche più stabile. Stabilità data anche dalla larghezza della scarpa stessa. Un altro aspetto che abbiamo amato tantissimo è il battistrada, che ha una gomma più spessa rispetto a quelle presenti sul mercato. È una struttura psichedelica. Lascio però la parola a Francesco, che ce la racconta in maniera precisa. Il battistrada ricopre solamente il perimetro della scarpa ed il centro dell'avampiede, sostanzialmente quindi i punti di contatto e di trazione con il terreno. È un battistrada massiccio e mi auguro anche molto duraturo. Tendenzialmente le Brooks sono scarpe che ci hanno sempre garantito una lunga durata di utilizzo. Con questa scarpa ci ho corso solamente un centinaio di chilometri, ma come vedete la scarpa sembra appena tolta dalla scatola. A chi è adatta questa scarpa? Considerando la novità assoluta, direi che potrebbe essere sia pensata per il podista amatore voluto, ma soprattutto per chi pesasse addirittura 90 kg e cercasse qualcosa davvero morbido, ma attenzione al vostro appoggio. Secondo me queste scarpe sono adatte al podista che abbia un appoggio neutro e che cerchi una scarpa max per correre dei lenti o delle corse molto lunghe ad un ritmo non troppo veloce. L'ammortizzazione è elevata, per cui sono adatte anche ai podisti più pesanti, ma possono sicuramente piacere anche ai podisti più leggeri, proprio per il loro senso di morbidezza. Ottime scarpe sicuramente per i lenti rigeneranti, grazie alla comodità della scarpa, che aiuta ad alleviare la stanchezza nelle gambe se utilizzata appunto a ritmi più blandi. Se poi qualcuno degli iscritti al canale potrebbe storcere il naso per la deriva massimalista, in tal caso scrivetemi un commento qua sotto. Sappiate che Brooks ha un catalogo completo, completato anche da questa tipologia di scarpa, che secondo me è comunque
e davvero innovativa. L'obiettivo di Brooks è quello di offrire diverse esperienze di corsa al consumatore. Da qui la scelta di affiancare ai principali modelli tradizionali, Hyperion, Ghost e Glycerin, anche la versione Max. C'è chi apprezza maggiormente un'esperienza di corsa più tradizionale, con una scarpa più elastica, flessibile e con un maggior contatto con il terreno, e chi un'esperienza di corsa Max, con molto più cushioning ed una sensazione di maggior morbidezza e comfort. In particolare, analizzando il mercato, si è visto come i nuovi podisti, che arrivano ad esempio dal mondo del fitness o che hanno iniziato a correre per il proprio benessere e la propria salute, non sono attratti da una scarpa tradizionale, come può essere il podista consolidato, ma cercano qualcosa di più innovativo e accattivante visivamente. Brooks quindi, con questa Glycerin Max, ha voluto creare una scarpa da grande impatto estetico, capace di catturare visivamente i gusti del consumatore per conquistarlo poi definitivamente durante la corsa. Vi ricordo che sarebbe assolutamente tuned, come la mescola della scarpa, se vi sintonizzaste al canale di Massimilani per non perdervi le mie prossime recensioni e quelle di tutto il team. Ultimo aspetto da valutare nella scelta di acquisto: questa potrebbe essere definita una super trainer perché non può essere utilizzata in gara, perché comunque ha più di 40 mm di altezza dal suolo, però sappiate che, essendo una scarpa relativamente pesante, penso che sia altamente improbabile che la possiate scegliere per gareggiare, visto che ci sono scelte alternative anche in casa Brooks. Se volete però puntare a una top 10 di una corsa su strada o ad un Ironman, vi ricordo che queste scarpe sono 5 mm più alte di quanto consentito dalla federazione, per cui se siete atleti elite la mia raccomandazione è di usarle solo in allenamento. Per chi volesse acquistare la scarpa, uscirà sul mercato il 1 ottobre e il mio consiglio è quello di acquistare lo stesso numero che usate abitualmente. Il prezzo sarà di 200 euro, che è assolutamente in linea con il tipo di prodotto. Se appena indossate sono rimasto felicemente sorpreso per la morbidezza della scarpa, utilizzandole a correre ho apprezzato il ritorno energetico e la fluidità che regalano durante la corsa. Non ho certo provato tutte le scarpe che ha provato Massi, ma per me rappresentano qualcosa di innovativo e unico nel loro genere. Se vi è piaciuta la recensione, vi invito a mettere un like al video e a scrivermi qua sotto i vostri commenti. A voi come al solito auguro buone corse e ricordate, più cuore che gambe.